braccia a braccia, che ci pagliagni resta una, che non mi tena sto sentimento, che favola sta fantasia, cantando i vitori la mia, che non mi tena sto sentimento, si pure sto lontana te, non vedo calore dovrei, gamba spottana, in sto momento. Sola una bula, non basta né parola per cantare quella che senta te. Una volta all'anno una bula, se tu hai più bello sola una bula, e canta sta canzone, tu sai quella che senta te. Buonasera, gentili telespettatrici, gentili telespettatori. Questa sera il nostro viaggio narrativo ed emotivo, come nelle mie metafore, sostiene una galleria d'arte. Il dipinto che rappresenta il Napoli e la Sfinge sconfitta di Moreau, vista la prima sconfitta interna che arriva in campionato, ahimè, contro la Lazio e dell'ex Sarri. Il dipinto invece che rappresenta la Salernitana e il dinamismo football di Umberto Boccioni, vista la sua prestazione superlativa dominante con il Monza, il pareggio d'oro contro la Sampdoria che permette una distanza praticamente ufficiale di sufficienza e di sicurezza, più setto ovviamente sul Verona. Il dipinto invece per il Benevento è il capolavoro di Manet, che è Olimpia, esterna temperamento, visto la prova superlativa contro le sfere della Ternana, dove ha pareggiato prima con Nacampore e poi con Teo, dimostrando cuore, carattere e grinta, invece alle solite note dolenti in Serie C. Per quanto riguarda l'Avellino, la tempesta di Giorgione, vista la sua oscurità dei suoi risultati, ultimo la netta sconfitta a Catanzaro con Superi e Mello, 22 gol, mai visto in questa categoria, tante segnature, complimenti alla compagine di Vivarini. Poi la Turris è la speranza di Gustav Klimt, praticamente dopo l'isperato pareggio a Crotone batte il Cerignola con un super maniero. La Juve Stabia invece è il carattere di Milar, il riscatto in questo caso, ha rischiato la panchina il buon Pochesci, ma anche lì ha recuperato il doppio svantaggio con Silipo e Zigoni, ha salvato la panchina. E domenica ci sarà Juve Stabia Giugliano. Per quanto riguarda il Giugliano, non sa più vincere, in quel caso è il genio inconcludente di Leonardo, dal 4 dicembre, pensate un po' che non vince in casa, in senso metaforico, che gioca ovviamente all'Avellino, al Partenio Lombardi. E invece per quel che concerne la Gelbison, la scatola sognante di Vanni Viviani, che racchiuse la sua praticamente salvezza, più 4 sulla zona play-out, e domenica giocherà con il Pescara del neotecnico Zeman. Invece quel che concerne in Serie B abbiamo l'allegoria della vittoria di Vasari, per quel che concerne ovviamente la Paganese che ritorna in vetta in solitario, e la Cavese ha creato un solco con le prime seconde di 4 punti. Questa in sintesi è la sintesi pittorica. Invece quel che concerne a te, presento la mia fashion girl, praticamente Jasmine Mazza, potrei dipingerti come la Gioconda di Leonardo. Addirittura? Saresti, lo prendo come un complimento. Saresti perfetta. Allora, introduciamo un attimino gli ospiti. Sì, buonasera a tutti, sono felice ovviamente come ogni sera di trovarmi qui con voi. Presentiamo il nostro parterre di stasera, Pino Iodice, il direttore generale della Nocerina Calcio. Buonasera. Giovanni Sannazzaro, allenatore. Buonasera. Renato Cioffi, allenatore. Buonasera, grazie per l'invito. E il nostro opinionista Gaetano Battiloro. Buonasera. Ricordiamo l'app per chi volessero vederci. Sì, certo, per chi ci volesse vedere streaming, ovviamente abbiamo l'app chiamata Produce Show e in cui potete vedere tutte le nostre puntate dalla prima all'ultima. Abbiamo un sondaggio. Certo, come ogni sera ovviamente parte il nostro sondaggio, che vi ricordo che potete rispondere al 334 86 57 634, in cui il sondaggio di stasera sarà: la sconfitta con la Lazio può segnare contro colpi psicologici in seno alla squadra? Risponderemo dopo, leggeremo le vostre risposte. Ricordiamo anche il numero di telefono, l'hai detto? Sì, lo ridico in modo tale che magari se qualcuno è distratto. È distratto. Okay. 334 86 57 634. Domani me l'andrò a giocare praticamente all'otto. Va bene, allora partiamo subito, se la regia è pronta, con una serie di ospiti VIP che mi hanno voluto omaggiare. Io li ringrazio, prego la cartolina.
Saluto ai grandissimi amici Football Show. A tutti gli amici di Football Show, beh, uniamo lo sport allo spettacolo, uniamo insomma tutto quello che c'è da fare per la solidarietà e... Un bacio a Football Show da Emanuela Titocchi a Forza Napoli, sempre siamo fortissimi, io di famo un'altra squadra tanto tempo fa, però poi conoscendo il San Paolo che adesso è lo stadio Maradona e conoscendo la tifoseria del Napoli e conoscendo meglio Napoli, crescendo mi sono innamorata di questa città e di questa squadra meravigliosa, Forza Napoli! E voglio fare un saluto e mandare un bacio e un abbraccio a tutti gli amici che seguono Football Show e che dire, augurare tanto di quel sedere al Napoli, mi raccomando, forza Napoli! Ciao amici di Football Show, un abbraccio da Fabrizia e incrociamo le dita per il Napoli. Ciao! Questa era una kermesse solidale, Padel for Children, che supportava la Fondazione Santo Bono Posillipon per la terapia del sorriso, la famosa clown terapia. Come avete visto, ci sono alcuni personaggi, l'ultima la Santarelli, promossa ultimamente come conduttrice Sport Italia per le partite di Coppa delle squadre italiane. Avete visto Walter Ludo, Emanuela Titocchia, delle attrici, Lucas Peracchi, il personal trainer e la gatta nera, ovviamente, Annette Stevens. Allora, apriamo il dibattito, parto con te, Mister Cioffi. Ovviamente partiamo dalla massima rappresentante regionale campana, ovviamente parliamo di Serie A e del Napoli. Le chiedo subito, Sarri, lei da allenatore, ha saputo imbrigliare con una squadra anche molto corta, dove praticamente con cinismo ha saputo anche compattare questa partita. Questa sconfitta, per quanto possa essere fisiologica, quanto è salutare poi alla lunga? Ma innanzitutto è stata una buona gara, Sarri lo conosciamo proprio perché è stato qui a Napoli, il suo credo calcistico lo conosciamo molto bene, è stato bravo a togliere tutte le funghe a Napoli, e, dove ci sono, abbiamo visto tanti raddoppi, tante triplicazioni di marcature, quindi si vedeva che Sarri ha studiato questa partita nei minimi particolari. Ma al di là di tutto, comunque la Lazio ha degli ottimi giocatori, è una squadra forte che magari rispetto alla classifica ha avuto meno di quello che ha prodotto, però credo che perché molte partite addirittura l'ha pareggiato, perse al 90esimo, quindi è una squadra forte e ha meritato la vittoria. Il Napoli io credo che non bisogna fare comunque una precessione a questa sconfitta, perché comunque sempre 15 punti di vantaggio. Ma devi sapere che nell'indole di questo popolo arriva lo scoramento così come arriva l'enfasi. Ma forse perché uno si abitua sempre a vincere che è la cosa migliore, però certo. Credo che durante un percorso ci possa essere pure una sconfitta contro una squadra importante, quindi io credo che anzi questa è una sconfitta che possa essere salutare soltanto perché Spalletti, già l'ho sentito nell'intervista, come sta martellando la squadra, quindi è normale, è fisiologico che ci possa essere una sconfitta. Invece vengo a te, mister Sannazzaro, la politica del Napoli, ecco, soprattutto parlo del direttore sportivo Giunta, l'è già proiettato verso l'estate, no? Ma si parla di talenti Caprile e Ghedira del Bari, il capocannoniere, si parla del gioiellino dell'Empoli Baldanzi, ultimo Højlund, Samardžić, Højlund nel caso se dovesse partire ovviamente Osimhen. Lei spesso che ha contatto con i giovani, ecco, il coordinatore tecnico della New School Academy a San Nicola, la politica giovanile, quanto deve essere lui? Secondo me è l'unica strada percorribile per una sana gestione amministrativa e che poi alla lunga possa essere anche proficua tecnicamente guardando un raggio d'azione molto lontano, no? Che ne pensi? Sì, io sono completamente d'accordo per quanto riguarda il discorso giovani e tutto, ovviamente tutti professano di fare il discorso giovane, ma poi alla fine vediamo che sono sempre pochissime società. Credo che il Napoli si stia muovendo benissimo e come è giusto che sia. Parliamo di una società che al di là del discorso giovanile, sotto l'aspetto economico, è una delle società più sane, quindi
aggiungiamo poi il discorso giovane e saper scoprire dei giocatori importanti, tipo, piccola parentesi, Kim, che in estate nessuno scommetteva un euro su questo giocatore e sappiamo pure come è stato preso, quindi credo che sia un discorso futuristico per l'andamento nazionale sotto l'aspetto economico. Gaetano, vengo a te. Un problema atavico che il calcio non è riuscito a deballare, la violenza negli stadi e spesso anche intorno alle manifestazioni, dove spesso sono prigionieri o ostaggio delle frange estremiste. Vedi quello che è successo sull'autostrada, il 15 marzo decorrerà il divieto praticamente per andare in trasferta, però ahimè è successo il silenzio dello sciopero, no? Del tifo, perché il questore di Napoli praticamente è entrato in campo e ha vietato i vessilli, i tamburi, sciarpe, aste, no? Però da contraltare, quando ti parlo della Lazio, ha permesso lancio di petardi, di fumogene ai tifosi della Lazio, e dove un bambino ha rischiato anche di perdere gli arti. Ma il calcio, per me, non dovrebbe essere passione dove basta anche un'esclamazione, voce, una sciarpa o anche uno sbattito di mani? Ma al di là del fatto che spesso si usano due pesi e due misure, come nel caso del Napoli e della Lazio, io credo che il problema violenza sia ritornato nuovamente di grande attualità, e mi stupisce e mi meraviglio perché per alcuni anni non si era sentito più nulla, veramente non si sono verificati episodi di violenza. Invece da gennaio, da dicembre, gennaio ad oggi questo fenomeno è ritornato, è pericoloso perché credo che si faccia veramente poca informazione in senso generale, perché si sono verificati troppi episodi. Napoli con i tifosi della Roma, ad Angri che alla fine del primo tempo viene malmenato un calciatore del Portici e viene sospesa la partita, a Pagani è successo gli episodi che conosciamo con la Casertana, quindi troppi episodi. Te ne dico un altro, domenica San Marzano Scafatese, domenica la stessa cosa, quindi voglio dire si stanno verificando troppi episodi di violenza pericolosi, bisogna darsi una regolata, il calcio deve rimanere, diciamo, un fatto pulito, soprattutto dovrebbe avvicinare tanti giovani a questo sport e ripeto, bisogna smetterla, perché veramente stiamo ritornando a molti anni dietro. Senti Pino, vengo da te, una carriera ultra trentennale, no? Stare in certi sodalizi importante, ecco, il culmine della tua carriera l'ha raggiunto proprio col Napoli, no? Sei stato 6 anni lì, quindi conosci molto quell'ambiente, quel contesto. Ti aspettavi una volta la cessione avvenuta dei famosi senatori, parlo Koulibaly, Mertens, lo stesso Insigne, che facesse questa parabola vincente? De Laurentiis ci ha abituato a questi tipi di exploit estivi e credo che sicuramente gli va dato merito di quanto fino ad oggi ha dimostrato di saper fare, grazie chiaramente a dei collaboratori preziosi che gli permettono di poter scegliere il meglio sul mercato. Non è una cosa che è successa quest'anno, cioè non è un episodio quanto accaduto quest'anno, anche perché già negli anni passati delle perle importanti nell'organico del Napoli sono state cedute, Cavani, Lavezzi, ma ce ne sono tanti di calciatori che hanno fatto benissimo a Napoli e che sicuramente per motivi Higuain, per motivi di cassa sono andati via. Io credo che questa sia una politica lungimirante, non a caso i conti del Napoli rispetto a tanti altri club sono in positivo, quindi va dato merito al presidente De Laurentiis di saper gestire scientificamente le finanze della società. Per quanto riguarda invece il settore giovanile, sentivo dire prima il Napoli punta sul mercato dei giovani, io credo che i giovani vanno costruiti in casa e una pecca del Napoli è non aver mai strutturato un settore giovanile dal quale attingere calciatori per chiaramente farli crescere e portarli a ridosso della prima squadra. Come il caso di sono tanti anni che il Napoli non dà la possibilità a ragazzi napoletani di poter arrivare. Ci sono dei casi
tipo Caetano, che è un calciatore napoletano che viene dalla primavera, insomma, ma non sono calciatori che si sono affermati come in passato ci hanno dimostrato Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro. Quindi il Napoli credo che se vuole crescere ulteriormente, vuole darsi un'organizzazione importante dal punto di vista proprio futuristico, debba investire anche nel settore giovanile. Perché io calcio... scusami, questo perché secondo te non avviene? Non avviene perché è una questione di mentalità. Io ritengo che a parte il fatto che, guarda, anche la questione centro sportivo, sede, sono dislocate a Castel Volturno, è una cosa che per quanto mi riguarda è inaccettabile, perché il Napoli deve radicarsi a Napoli con le strutture adeguate a quelle che chiaramente sono, appartengono a un club di Serie A all'avanguardia, perché il Napoli anche in Champions sta dimostrando chiaramente di avere forza per andare avanti, e non è possibile non avere una sede a Napoli, non avere una struttura di proprietà. Io ritengo che vada patrimonializzata anche la società, cosa che De Laurentiis in 19 anni non ha mai fatto. Ripeto, tanto merito a questo presidente che sta facendo benissimo e porterà lo scudetto a Napoli, io di questo ne sono convinto, però credo che sia giunto il momento anche di patrimonializzare la società col centro sportivo, con la sede, con dei campi da calcio, perché il calcio è azienda, il calcio vuol dire struttura. E il Napoli purtroppo da questo punto di vista pecca. Vedi la squadra che affronteremo domani, gli orobici dell'Atalanta, e proprio per antonomasia rispecchia quello che è il tuo pensiero. Dopo ci sono delle novità su De Laurentiis che voglio porti all'attenzione, Pino. Intanto abbiamo il primo ospite. Michele, buonasera. Ciccone. Buonasera. Mi senti? Arriva la voce? O siamo su Marte? Ah, ecco, alza un po' l'audio, regia, grazie. Michele, siamo ecco, sì. Intanto saluto affettuosamente gli ospiti di studio. Sì. Un parterre di tutto rispetto. Detto questo, vi volevo allacciare un po' al discorso di Beppe Iudice. Ciao, Michele. Lo saluto affettuosamente. Ciao. Allora, io vorrei sapere, con questi pesanti presidenti che non sanno fare presidente, una persona come Beppe Iudice, che ha fatto la storia dirigenziale e nel calcio Napoli e nella Salernitana e ovunque stato, a me mi piace il cuore vedere Beppe, con tutto rispetto, della Nocerina, che praticamente è una piazza blasonata, una piazza importante. Io mi domando e dico, ma questi presidenti con le loro negligenze come fanno a non avvalersi di una persona capace, competente, come Beppe Iudice? È una domanda che poni a me? No, è più che altro un'affermazione. Che facciamo a te, Michele, secondo te perché? Ma guarda, Michele, tu sei una persona che nel calcio ci sta, c'è stato da tanti anni, conosci la realtà calcistica italiana, e la meritocrazia purtroppo non è stata mai una cosa che è stata tenuta nella giusta considerazione da parte dei presidenti. Oggi ancora di più rispetto a qualche anno fa vanno avanti persone che sono che si affermano anche in ambienti importanti, parlo di Serie A, di Serie B, dal punto di vista calcistico, perché sono amici del presidente, perché magari sono degli yes men, perché sono delle persone che evidentemente, anche non avendo le competenze, hanno la bocca chiusa e non riescono, cioè non hanno la giusta personalità per vivere certi ambienti. Purtroppo, insomma, non lo scopro io, non lo scopri tu. Alla fine, insomma, il calcio negli ultimi tempi ha perso sempre più qualità a vantaggio di persone che sono incompetenti e che purtroppo, insomma, non meritano di stare in certi palcoscenici. Va bene, Michele, una domanda che... Giusto, ecco. giusto.
Una domanda che volevo fare a Peppe, te la faccio a te invece per contravvenire a quello che ci stiamo dicendo. Invece, finalmente ha preso casa De Laurentiis a Napoli per la sua famiglia, quindi il cuore diventa finalmente azzurro e ti dirò, ha respinto un'offerta da un fondo multinazionale di 1,2 miliardi, assodato, la fonte è valida, e ti dirò, a domanda, se dovesse salire il Bari in Serie A, lui ha detto candidamente cedo il Bari, l'importante è che sappiano gestirla e portano un prodotto industriale all'interno del club. Tu che ne pensi? Ma guarda, io onestamente mi avvalgo al discorso di Peppe Iudice. De Laurentiis praticamente è stato accompagnato con tanta scetticità, no? Erano molto scettici i napoletani, sì. Però ha dimostrato di saper fare, ha portato il Napoli ad alti livelli, sia in Champions League che praticamente ogni anno si è divenuto per i primi posti di classifica. Io penso che sono incompatibili sia Bari che Napoli con un solo presidente. Io penso che la società del Bari la venderà. Sì, perché proprio per la multiproprietà, per quanto sia stata prorogata, ma se sale è costretto ovviamente. Senti, con te faccio un salto, poi parlo con gli ospiti ovviamente anche della Serie B. Senti, all'Avellino sprofonda sempre di più. Dopo due sconfitte in casa arriva la sconfitta col Catanzaro e domenica incontra la squadra più in forma dopo il Catanzaro che è il Foggia. Rastrelli, secondo te è a rischio? Ah, guarda, io non voglio essere ripetitivo né noioso. È stato un fallimento totale l'Avellino quest'anno, sbagliando gli acquisti, avvalendosi di un direttore sportivo che voi come sapete e ho detto alcune volte non è all'altezza, perché ha fatto danni ovunque. Che dite dell'Avellino? Purtroppo io ho letto una dichiarazione del presidente D'Agostino che alla fine dell'anno si separano questa tra De Vito e l'Avellino. Ma che cambia se eventualmente non lo cambia adesso? Sarebbe opportuno cambiarlo adesso, prendere un nuovo direttore sportivo e programmare per l'anno prossimo. A giugno è tardi. Sì. Senti, invece scendiamo, perché tu oramai sei diventato il nostro opinionista via etere praticamente. Invece una domanda la voglio fare sulla Fragolese, no? Praticamente Niutta cede il suo mandato presidenziale dopo la sconfitta con il Gravina, arriva sì il pareggio appunto con la Nocerina, con Tripicchio, praticamente poi vince finalmente a Lavello, ma domenica arriva di nuovo la sconfitta col Brindisi e si trova di nuovo in zona playout, proprio insieme alla Nocerina, ecco. Che ne pensi? Riuscirà a salvarsi? Ma io me lo auguro, spero da campato, però i guai sono stati fatti all'inizio. La Fragolese ha fatto più danni del terremoto a Napoli dell'80. Cioè io non capisco questo modo di gestire una società. Se siete direttori sportivi, 3-4 allenatori cambiati, indipendentemente che non hanno un campo ad Afragola, no? Sì. Però onestamente è stato un fallimento totale anche per la Fragolese. Non stanno facendo bene né il Gladiatore. Sì, si è caduto la verticale. La stessa, e sì. Ti auguro con l'appello di Peppe, sì. Perché è una piazza importante, e che risale nei passi di Peppe. Ma poi c'è anche un ottimo allenatore, Erra, no? Che conosce molto bene il contesto, l'ambiente, ovviamente la Serie C la conosce molto bene. Che volevi chiedere, Gaetano? Michele, io ti volevo fare una domanda sulla Juve Stabia. E chiudiamo, vai. 6 partite, 2 punti, praticamente perché ancora mi chiedo questo cambio sulla panchina Colucci con Pochesci? Allora, Gaetano, guarda, a me mi dispiace perché il direttore sportivo Peppe Di Bari è un amico mio fraterno e mi dispiace molto. Allora, non ho capito perché Colucci sia andato via e praticamente hanno preso questo Pochesci che sistematicamente in quasi tutte le estate dichiara che lui dovrebbe andare qua, dovrebbe andare là. Ho letto Teramo, ho letto Pesaro, ho letto Piazza Viterbo. Cioè, ha un allenatore che racimola imprenditori per allenare
ed è fallito dappertutto, non a caso l'anno scorso a Carpi. Ma di cosa parliamo? Gaetano, il calcio della Tiriva, la devono smettere i presidenti e le proprietà. Vabbè. Bisogna che si avvalgano di persone competenti. Eh sì, in questa competenza ecco perché ti chiamiamo ed è sempre bello insomma sentire la tua opinione. Insomma. Guarda, io non ho niente a che partire con nessuno, io dico quello che penso, dico la verità. Perché i fatti sono questi, la realtà è questa. Vabbè, in questa verità Michele, noi ti salutiamo e a presto, ci riaggiorniamo. Buonasera. Ciao Michele. Va bene? Ciao Giovanni, ciao Peppe, ciao Michele. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. Renato, vengo a te, lui mi parlava di verità, no? In genere il calcio non paga mai. Fa male. Ne sai qualcosa pure tu, no? Quanto ti ha limitato nell'evoluzione della tua carriera? Vabbè, diciamo tanto, però sono contento perché mio nonno mi diceva sempre quando vai a casa e dormi su due cuscini stai bello tranquillo, anche se magari perdi qualcosa per strada. Diciamo che mi sono fatto da solo, quindi in 21 anni quest'anno, 21esimo. Non sembra, ho cominciato dall'eccellenza, ho fatto la D, la C2, la C1, la seconda in B, mi sono un po' divertito. Io volevo fare una domanda a Renato Scioffi, perché Michele Ciccone, parlando della Pregolese, parlava di terremoto, lui si è salvato da questo terremoto, infatti, perché praticamente, perciò lo guardavo. Tutti praticamente ricorderanno che Renato Scioffi ha fatto tutta la preparazione con la Fragolese per e poi prima iniziare il campionato è andato via. No, se no aveva fatto una partita di Coppa Italia, giusto Renato? Sì, però prima che iniziasse il campionato è andato via. Quindi voglio dire, Renato, per te è stata Un una fortuna o c'è stata tanta amarezza per non aver potuto continuare il lavoro che avevi iniziato con grande entusiasmo durante il ritiro? Ma guarda, per le condizioni che si erano create mi reputo fortunato, perché comunque mi ero dato, anche se i campionati sono a termine, mi ero dato un'altra possibilità, perché ancora non c'era la situazione, entro il 30 novembre potevi comunque allenare da un'altra parte, quindi mi sono dato un'altra possibilità per potermi poi dopo non incappare a qualcosa di negativo dopo 2-3 giornate e rimanere fermo tutto l'anno. Dall'altra parte è normale che ci rimane male, perché tu comunque tutta l'estate cerchi di costruire, di fare una preparazione, di capire un po' come devi andare ad affrontare il campionato, poi all'improvviso quando viene il bello ti devi fare da parte, non è il massimo. E ci sono state delle situazioni dove praticamente non andavamo proprio con la stessa idea. Quindi quando è così, secondo me, degli allenatori, presidenti, direttori sportivi si devono lasciare, perché comunque prima o poi vai allo scontro e non vale la pena, pure perché di battaglie ne ho fatte tante, sono andato quasi sempre allo scontro e sinceramente a una certa età vorrei stare un po' tranquillo e fare solo l'allenatore. Mi dispiace però per la Fragola, perché comunque a Fragola lo sappiamo, è una piazza dove in passato ha fatto campionati importanti, oggi purtroppo non ha uno stadio suo e questo può essere comunque però un problema. Però scusami Renato, Niuta è una persona che se la incontri, se uno lo conosce, è una persona deliziosa, però è così difficile lavorare con lui come presidente? No, lui è una bravissima persona, proprio per questo il discorso che lui, proprio per la sua bontà, ascolta troppe teste, troppe voci e quindi magari non riesce ad avere una linea dritta e questo è un problema, perché comunque tesserare 50 giocatori, prendere 3 allenatori, 4 allenatori non è da tutti. Quindi voglio dire, il calcio, l'abbiamo detto, lo diceva prima Michele, è una cosa semplice ma è una cosa seria. Infatti. Quindi io credo che quando tu prendi un giocatore devi sapere perché lo prendi e quando prendi un allenatore devi sapere che allenatore è, che cosa ti può dare e che cosa può fare. Invece qua sembra, non è solo il caso della Fragolese, ma poi in generale si prende tanto per prendere, oppure perché in quel momento è di moda quel nome e si prende quel nome, poi magari non è quello che ti serve a te. Quindi il calcio lo dobbiamo far diventare un po' come ai tempi nostri, forse sono nostalgico, ma purtroppo secondo me, a parte la pace di qualcuno, sono i dirigenti che devono fare i corsi,
perché oggi ne abbiamo pochi. Io come allenatore non voglio essere assolutamente presuntuoso, mi conosci bene, purtroppo faccio fatica a confrontarmi, e quando tu vai a dire le cose semplici del calcio sempre un presuntuoso, il problema è dall'altra parte che non si recepisce, e quindi fai fatica a portare un discorso tecnico tattico davanti. Vabbè. Oppure ad esempio, scusa, l'ultima cosa, se tu vuoi fare una squadra si sa un allenatore come vuole giocare, no? Se no che lo prendi a fare? Certo. Anche se gli allenatori oggi sono tutti bravi e sanno giocare in vari modi, quindi però di principio c'è un, se tu vai a prendere Zeman, sai Zeman che cosa vuole fare? Se gli prendi giocatori che non sono per il sistema di gioco di Zeman, fai fatica. Quindi oggi è questo che manca. E i famosi dogmi. Va bene, abbiamo un tassativo? Sì, perché adesso andiamo in pubblicità, ma ci vediamo tra pochissimo. Pochi minuti, eh?
Allora, eccoci finalmente ritornati, ma prima di riparlare del calcio vi voglio presentare un bravissimo musicista che si esibirà qui con noi stasera e adesso ve lo presento. Il suo nome è Michelangelo Di Nuzzo. Eccoci qua, vieni Michi. Eccoci qua, usiamo buonasera. Il microfono, vieni al centro, vieni al centro. Allora. Buonasera a tutti. Allora, tu devi sapere che sono uno strumento che io evoco da sempre, la mia dimensione emotiva. Penso a John Coltrane, Charlie Barker, no? Lo stesso Jimmy Sachs, no? Ecco, lo stesso Anfiso, quello lì italiano, no? E quindi tu, perché questo è uno strumento che è capace di proferire emozioni senza parlare. E ti ho seguito in parte e mi sento gratificato che tu abbia accolto il mio invito. Allora, suonerai ovviamente, nel tuo caso, dietro questa carriera, c'è talento o c'è anche formazione? C'è naturalmente anche formazione, inizio i miei primi studi presso la Civica Scuola di Musica del mio paese e poi faccio l'ammissione al conservatorio dove poi lì porto a termine e mi laureo in appunto sassofono. Senti, tra poco suonerai ovviamente un pezzo a noi molto caro, il Dio in terra, che noi abbiamo praticamente suggellato in tutte le sue sfumature, ovviamente che Diego Armando Maradona, La mano dei Dios, che hai registrato neanche pochi giorni fa, anche con un videoclip. Certo, questo qua l'ho registrato presso la AES Record Studio, è stato appunto riarrangiato, suonato da me e riarrangiato dal maestro Alfonso Palumba, al quale saluto. Ricordiamo i contatti per tutti coloro che in questo momento volessero accogliere la tua performer. Per quanto riguarda i contatti, potete trovarmi su Facebook Michelangelo Di Nuzzo Michi Sax, su Instagram lo stesso, su TikTok e anche su YouTube. Troverete come logo appunto una M dove richiama anche un po' la forma del sax. Allora io prego la regia, il pezzo si chiama La mano dei Dios, ovviamente. Prego regia. Thank you.
a presto. Grazie a tutti, buonasera. Grazie di nuovo. Devo pensare che non poteva esserci presagio migliore e suggello dopo 33 anni, insomma, che Napoli possa risplendere con questo testo, con lo scudetto che è dietro l'angolo. A questo punto ripartiamo col nostro talk. Vengo a te, Pino. Posso dire che la Salernitana è stato il tuo trampolino di lancio, no? Nel 1989 è stata promossa in Serie B, tu allora eri lì, c'è stato un nuovo tecnico, ovviamente Paolo Sosa, che già ha portato delle modifiche tattiche, ho visto, finalmente la gerarchia dei portieri è arrivata con Ochoa, straordinario in alcune parate, si è visto anche con lo stesso Monza. Ha spostato Candreva, che è l'anima di questa squadra, a ridosso di Piontek, e ha messo Castanos a centrocampo. Due soluzioni, tre anzi, che gli hanno dato. Prima la vittoria a Monza, che sono andate anche in gol, e poi hanno strappato questo punto d'oro a Genova con la Sampdoria, che ha messo a distanza di sicurezza appunto dalla zona pericolante. Secondo te, con gli innesti, i recuperi a questo punto di Mazzocchi e di Maggiore, riuscirà a ottenere una salvezza tranquilla? Ricordiamo che domenica sarà di scena a Milano con il Milan. Ma con tutto il rispetto per Paolo Sosa, io non avrei mandato via Nicola, avrei tenuto il tecnico che aveva cominciato la stagione e che aveva fatto il miracolo l'anno scorso di salvare la squadra. Avrei dato continuità a questo progetto, sebbene la stagione batteva la fiacca con qualche risultato che purtroppo non è arrivato. Sono convinto che la Salernitana si salverà sicuramente, ha un ottimo organico, è una piazza calcisticamente importante, un pubblico caloroso che segue la squadra in massa tutte le domeniche, quindi il calcio non può perdere una piazza come Salerno dal palcoscenico della Serie A. Quindi premesso quanto ho detto dal punto di vista tecnico, credo che abbiano tutte le carte in regola e le credenziali per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Mister Sannazzaro, scendiamo un attimo di categoria, arriviamo al Benevento, anche qui è subentrato un nuovo tecnico che è Stellone, praticamente ha vinto col Brescia, ha pareggiato ad Ascoli, dove mi è piaciuto molto anche lì il cuore, il carattere, la grinta, tonfo casalingo con il Sud Tirol, mi ha fatto ridere con un solo tifoso al seguito, e praticamente è ritornato di nuovo a pareggiato da Terni, che è anche un campo sempre molto ostico, come ripeto, ha segnato a campo, Rateo, ma finalmente si vede un'identità di gioco in questa squadra, lei che ne pensa? No, ecco, a differenza del discorso Salernitana, che c'è stato il cambio in panchina, che io mi associo a quello che diceva il direttore, non avrei cambiato Nicola, qui ovviamente per i tanti risultati negativi, purtroppo il discorso del cambio allenatore credo che sia stato anche un discorso giusto, nonostante io credo che un allenatore debba avere sempre tanta possibilità di poter lavorare. Il discorso salvezza è ancora in bilico perché i punti sono pochi. Quart'ultima, due punti quindi, dalla salvezza diretta. Sì, quart'ultima, ma e poi in distanza di un punto, due punti, sì. Quindi non c'è ancora tranquillità assolutamente. Il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo, lunghissimo, quindi spero da campano che il Benevento possa farcela, anche perché è una realtà per la Campania, quindi spero che di tutto cuore che si possa salvare. A proposito di salvezza, ritorniamo nella tua città natale, Torre del Greco, scendiamo sempre di categoria, Serie C, finalmente Fontana sta indovinando un po' l'alchimia tattica, no? Questo pareggio, dove ho visto la squadra ben organizzata a Crotone, con questo Fasolino, il baby portiere, che ha saputo trincerare la porta in maniera straordinaria. Poi ho visto praticamente dei frame col Cerignola, dove Leonetti e Maniero hanno fatto la differenza, hanno saputo anche controllare bene nel secondo tempo la partita. Ma sicuramente la Juve si vede da due risultati importanti. Il pareggio di Crotone e la vittoria in casa contro il Cerignola ha restituito un po' di fiducia, un po' di morale, soprattutto all'ambiente, perché indubbiamente i risultati che c'erano stati fino a qualche settimana fa non avevano per nulla agevolato le condizioni anche ambientali, e sono contento da Corallino, da Torrese, che la Turis abbia ripreso a fare qualche risultato. Io dico anche un'altra cosa, sicuramente sono stati commessi tanti errori, perché gli errori ci sono stati, è inutile negarli, però poi a volte capitano delle annate così disgraziate dove non ti va bene nulla. Anche gli episodi. E la Turis ha avuto una marea di infortuni,
infatti adesso che ha recuperato a pieno regime Leonetti, lo stesso Maniero ha cominciato ad avere una condizione ottimale, lo stesso Giannone sta recuperando. Parliamoci chiaro, la Turris non si poteva permettere il lusso di tenere fuori tanti giocatori importanti, e questo sicuramente ha influito sul campionato dei Corallini, anche se bisogna riconoscere che gli errori ci sono stati. Adesso è ancora a 5 punti dalla zona salvezza, però il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tante partite da giocare, può succedere di tutto, e può succedere anche che qualche squadra che si sente tranquilla dall'inizio della stagione all'improvviso si possa vedere risucchiata nella zona play-out. Quindi un campionato ancora tutto, secondo me, da giocare, ancora da decifrare. Invece mister Cioffi, veniamo al Giuliano, mister di Napoli, no? Come dicevo prima nel sommario, non sa più vincere dal 4 dicembre, ovviamente in campo è una sorta di trasferta il suo, come lo stato di Avellino, anche se c'è l'attenuante col Taranto, che non c'erano i due goleador, Piovaccari e Sorrentino, anche se ha recuperato Gladestoni, no? Una squadra che fa alti e bassi, insomma, in quest'ultimo periodo, ma comunque al di là di qualunque aspettativa il suo campionato, no? Che sta a ridosso dei playoff, ricordiamolo, con 37 punti. Ma gli alti e bassi, però il Giuliano è una neopromossa innanzitutto, il non avere il proprio stadio, i propri tifosi è una grossa perdita, perché comunque in questi campionati qua soprattutto il fattore campo conta tantissimo. Io dico che il Giuliano vanno fatto solo i complimenti, perché comunque secondo me delle squadre che stanno in quella zona di classifica hanno investito tutti più del Giuliano come budget, quindi è una squadra mista. Poi comunque, come hai detto tu, non può fare a meno di determinati giocatori, perché sono quelli, ma io credo che fino ad ora il Giuliano, il campionato del Giuliano va considerato comunque un campionato al di sopra delle aspettative, certo. E comunque nella norma, se pensiamo che più o meno nella classifica è pari all'Avellino, questo la dice lunga. Un punto in più, addirittura. Abbiamo il secondo ospite in collegamento. A proposito di al di sopra delle aspettative, felicità allo stato puro, è il nostro secondo ospite. Cosimo Deboli, ci sei? Mi senti? Ci sei a telefono? Ah, eccoci qua. Abbiamo anche la fortuna di... ecco. Ti senti ora? Ah, benissimo. Prima si parlava di felicità. Innanzitutto una curiosità mia personale, che da poco sono prestato praticamente al mondo dello sport, del calcio in questione. Cocchino, questa leggenda dietro a questo festeggiativo, no? Da dove arriva, come nasce? Sai, noi napoletani Cocchino sarà un bambino coccolato, invece nel tuo caso... Bravo, bravo. Buonasera a tutti voi. Ecco. Buonasera. Niente, io... Vai, mi senti, ti sento. Sì, vai. Ma niente, da bambino, i miei primi anni, 2 anni, 3 anni, mia madre mi faceva sempre il coppo avanti e indietro. E le sue amiche, chi mi chiamava Coppo, chi mi chiamava Cosimo, chi mi chiamava Pochino, alla fine è uscito Pochino. E allora mi chiamano tutti così, e se è Pochino, mi conoscono più come Pochino. E infatti qua... Infatti me ne sono accorto anche alcuni ai lavori, come il nostro produttore Martino Scibilia mi parlava di Cocchino, ho detto ma se lui si chiama Cosimo, e mi sono andato un attimo a rileggere un po' quello che è il tuo palmarès. Senti, veniamo alle note, quelle che tu più ti competano. Sei ritornato a Pagani, la Paganese retrocede dopo 17 anni di seguito in Lega Pro, il presidente Traponi tant'è voleva anche abdicare dietro questa delusione cocente, siete partiti in ritardo, la squadra non era neanche pronta, hai fatto un piccolo capolavoro vedendo i risultati. Beh, non ti sentiamo? Sì, ora sì, vai. Stavo dicendo, effettivamente dopo 17 anni di Lega Pro, il presidente era arrivato a un punto che non si voleva fermare, come se una regia, perché conoscendolo lui è prima tifoso del presidente. Io ho sempre avuto un grande rapporto non tra presidente e direttore, voi perché per calcio ce l'ho portato io ogni tanto per ora a mezzo a luglio del 2003, dopo il giocattolino Sapri, lui lo ha servito.
squadra con l'intento di quello che è la caratteristica, il giocatore non si sa sbagliare mai la caratteristica. È stata la mia fortuna, per la verità. Io ho lavorato con tantissimi allenatori, anche di fatto, allenatori importanti, Uomini, Don Kittle, Capuano, che più ne ha le metta. Quindi, però io ho avuto anche la fortuna di lavorare con un grande presidente che si chiama Capra, che se non è unico, poco rimane, sì, che ha equilibrio prima ancora di fare qualche passo, consulta sempre con tutto il mondo. Sto parlando troppo solo io. Sì. No. Senti, Cocchino, a proposito... Buonasera, sono Gaetano Battiloro, Cocchino, ti ringrazio per aver accettato l'invito. Una piccola precisazione, che l'allenatore in questione è Renato Cioffi e non Feola. No, ci può stare. Poi mi hai risposto subito a una domanda che ti volevo fare, perché io ti volevo chiedere, lavorare tanti anni con un grande presidente come Raffaele Trapani, per un direttore sportivo è un vantaggio o uno svantaggio? Tu mi hai già risposto, perché mi hai detto ho avuto la fortuna. Mi senti? Sì, Gaetano, ti rispondo subito, non è stato un vantaggio, perché essendo innanzitutto un uomo di Pagani, un tifoso della Paganese, mi ha dato quella tranquillità di operare, soprattutto i primi anni, perché non era facile a Pagani, come voi ben sapete, sei stato pure tu, Gaetano, anche a dietro, no? Certo. Sai che non è un ambiente facilissimo, anzi. Però è normale che quando hai la forza di una proprietà e di avere un interlocutore, invece di dialogare con diversi piloti, una società come un presidente che ti dice da euro e poi ti dopo un altro ne mette 50, ne vuole 8, il caso purtroppo è fatto di equilibri. Io ho la fortuna di avere a che fare con lui, è stata la mia forza. Poi è normale che avendo questo tipo di forza si fa operare nel modo più tranquillo, però bisogna portare il risultato, perché l'amicizia e la forza che ti può dare il presidente alla fine non è che arrivi e ogni anno fai delle salvezze con significato e ti conferma. Io ho un rapporto stupendo ed è stato un vantaggio, lo penso così. Senti, Cocchino, ti chiamo anch'io ora. Ecco, alla stessa stregua dei miei ospiti. Senti, ti voglio dire, una scommessa personale vinta con Giampà, stava al Sant'Agata, l'hai scovato e oggi ti ha dato i giusti risultati. È la verità, io quello che posso dire, dopo la retrocessione c'era uno scoramento totale, e dove poi il mio presidente riceveva telefonate a Iota che proponevano anche i direttori, non sto qui a dire per la morte. Io rispetto la categoria, però c'è molta improvvisazione, si buttano allenatori, direttori e quant'altro. Però conoscendo il personaggio, io dico che tu vuoi che io rimanga qui, mi devi dare carta bianca e devo operare con la mia testa, perché lavorando e dove parlano più persone non si fa mai intorno. Punto. Se mi dai l'opportunità, perché
Va bene, Cocchino, senti, c'è il mister Cioff che vuole farti una domanda, vuole prendersi la rivincita perché non l'hai riconosciuto prima. Prego. Buonasera. No, no, sì, capisco. Buonasera, direttore. Comunque complimenti per quello che state facendo a Pagani, ma ho seguito bene il discorso. Il mercato di novembre è lì che è stata la svolta e non perché voglio tra virgolette leccare, perché non è mio costume, la bravura del direttore e della società, cioè andare a prendere dei giocatori come Maggio e Faiello, che erano al Nora ultimi in classifica e sono andati in una squadra che doveva puntare oppure cercare di vincere il campionato, non è da tutti. Quindi anche se Maggio è un grandissimo giocatore e Faiello è un ottimo giocatore, e devo dire la verità, ho cercato pure io nelle mie squadre a portarmeli con me, però non è da tutti, perché tutti si aspettavano la Paganese fare dei colpi diciamo di nomi altisonanti, invece è stato bravissimo a prendere giocatori mirati per la categoria, perché noi sappiamo bene che i giocatori e i campionati vanno fatti con i giocatori di categoria che hanno vinto dei campionati e che sanno il giro e che conoscono gli avversari. Quindi è stato bravissimo sia nel prendere il tecnico e sia poi dopo nel rafforzare la squadra, perché non è fatto di solito quando si va nel mercato di novembre, spesso si sbaglia per cercare di rafforzare, spesso si sbaglia, invece ha preso dei giocatori che secondo me stanno portando la Paganese insieme agli altri a cercare di vincere questo campionato. Renato, ti rispondo subito. Io la mia fortuna è che in queste categorie ci partono da tanti anni e sappiamo anche il valore di certi giocatori che possono sbagliare un'annata, certo. Puoi sbagliare l'ambiente dove vai a giocare e non ti rendi conto che non è quella adatta per te, però le doti balistiche di Maggio si conoscevano, sì. Veniva comunque da due anni da Santa Maria. Lo stesso Faiello è un giocatore duttile, un giocatore che lo puoi sfruttare in tutte le zone del campo. Un certo Tigurella che veniva da comunque da campionati di C, piatti importanti, però era arrivato a questa nuova Florida, forse tanto i procuratori in divisa per i posti dove vanno più il 1000 euro in più e non il progetto.
Sì, ma infatti faccio i complimenti per questo. E poi un'altra cosa importante, cioè la Paganese è nel lotto delle prime tre squadre per vincere la classifica Giovani di Valore. È una squadra che sta vincendo. E quindi questo è un altro dato di fatto che è importante. Quindi una squadra che gioca con 2003, 2004 vuol dire e sta vincendo, sta cercando. Che ha visto bene, che conosce i giocatori. Cioè, l'ha detto. Cochino, per fortuna nel calcio contano i numeri e non le chiacchiere. Infatti. E i numeri, e i numeri sono dalla vostra parte. Senti, Cochino, chiudiamo perché abbiamo un tassativo, ma una domanda te la voglio fare. Con l'Aprilia è stata l'ultima partita a porte chiuse che avete giocato. Quanto vi è mancato l'apporto dei tifosi? Perché per quanto riguarda la Paganese, tantissimo. Lì veramente. Lì possiamo dire che veramente il dodicesimo uomo in campo, purtroppo c'è stato quel piccolo neo che è successo, a me dispiace, però sono le situazioni che non si fanno, siamo stati condannati per questo, però hanno tolto quello che sentiva alla Paganese come squadra, che si era creato un bel binomio, speriamo da domenica prossima in casa con il Sorrento. Il Nola, sì. Senti, noi ti facciamo in bocca al lupo a Sorrento domenica, sicuramente se ne uscite indenni avete messo una pietra tombale sulla vittoria. Crepi il lupo, grazie e in bocca al lupo per la vostra decisione. Grazie di nuovo. Allora, noi abbiamo un sondaggio che dovevamo sciorinare. Sì. Le risposte sono varie, ma diciamo che i tifosi dicono che questa sconfitta non preoccuperebbe proprio la squadra, ma che anzi domani con l'Atlanta vincerà. E quindi sono positivi. Ottimo. Vabbè, noi a questo punto andiamo in pubblicità perché abbiamo sforato più di una volta in questa puntata. Prego, regia. Non è tutto oro, lo dice Battiloro, questa sera come ospite Pino Iudice. Pino Iudice, un profilo dirigenziale di grande spessore, che ha fatto la gavetta, e io sono testimone della sua gavetta, perché è partito nel calcio ad Ercolano,
poi si è ritrovato nel grande calcio, poi dalla sera al mattino Pino si è ritrovato fuori dal grande calcio, non per demeriti, perché ha tanti meriti, ma per motivi che sicuramente non fanno parte, come dicevo lui prima, della meritocrazia del calcio. Pino, cosa è successo in realtà? Ma è successo, credo che lo sanno tutti. Nel 2016 ho cercato di far prevalere nel mondo del calcio la pulizia, diciamo, un calcio migliore rispetto a un calcio malato, e purtroppo sono stato messo alla porta perché i poteri forti mi hanno escluso dal mondo del calcio. Mettersi contro Lotito ha significato per me essere sbattuto fuori. Sono stato sbattuto fuori da un sistema, perché il mondo del calcio è una setta, e quindi sono stato messo fuori, sono stato, ecco, sbattuto, non manco con eleganza, sono stato messo fuori, e quindi niente, mi sono dovuto ricostruire, mi ero nauseato, ero un mondo che in qualche maniera mi aveva, ero rimasto deluso, perché ho combattuto per qualche cosa che ho creduto, e invece purtroppo inaspettatamente non ho capito che facendo quel tipo di azione mi sarei trovato fuori, e infatti così è stato. Questo tuo voler fare pulizia in un calcio che ritenevi malato ti ha sicuramente penalizzato. Rifaresti la stessa battaglia oggi a distanza di qualche anno? No, per quello che è successo no, perché purtroppo l'omertà regna sovrana. Nel senso che questo è un mondo dove io adesso ci sono rientrato, e devo dire, anche se non più nel calcio professionistico ma nel calcio dilettantistico, ma forse mi diverte di più, perché riesco a esprimermi in maniera diversa, insomma riesco a dare tutto me stesso. Cosa che evidentemente nel calcio professionistico non andava bene, perché dava fastidio a qualcuno. Ho combattuto, ripeto, contro un potere forte, in quel momento non l'ho capito, evidentemente la voglia di ottenere un qualche cosa che potesse dare importanza, potesse dare lustro al mondo del calcio, ha fatto sì che mi ha ridimensionato e mi ha, come dicevo prima, messo fuori da un sistema nel quale io c'ero dentro e che volevo che in qualche maniera non fosse quello, perché io ho ritenuto che quel sistema, ripeto ancora, non fosse malato e non dava importanza al vero valore della parola calcio. Purtroppo, ripeto ancora, Lotito è un personaggio che difficilmente si riesce a combattere, perché ha mille agganci, e quindi lui è il presidente della Lazio, io all'epoca ero un dirigente dell'Ischia, e quindi è stato più forte di me. La cosa che mi rattrista è che nonostante lui avesse in qualche maniera fosse stato messo sotto inchiesta dalla Procura federale, ma non solo, dalla Procura della Repubblica, tutto si è chiuso in un niente. È stato premiato con la sua elezione anche nel campo politico per questo suo modo di fare nel calcio. Comunque, al di là della battuta, Pino, io avrei visto in te anche un grande dirigente proprio federale, ti avrei visto benissimo nelle istituzioni, dove spesso e volentieri si parla di riforme e però non si fa mai niente. Queste riforme rimangono sempre nel cassetto. Che cos'è che secondo te non consente di riformare questo calcio che veramente è malato? Ma forse non si ha il coraggio di osare, perché a tutti evidentemente è un sistema che sta bene.
Ognuno coltiva il proprio orticello, ognuno non va oltre perché evidentemente, ecco come ho fatto io, che sono andato oltre, mi sono trovato fuori e quindi evidentemente non c'è la voglia di cambiare un sistema che purtroppo dal punto di vista dei numeri non porta più risultati. Quindi io credo che in questo momento sia necessario dare un impulso importante a una riforma che possa ridimensionare il calcio professionistico a livello di terza serie, perché è un sistema che non regge più dal punto, proprio dal punto di vista economico-finanziario. E credo che sia giunto il momento, non credo che sia più il tempo di fare chiacchiere, di fare tante parole, ma è giunto il momento di dare un impulso importante a una riforma che possa, ripeto, ridimensionare il calcio di terza serie. E credo nella, in questa reale possibilità, perché Gabriele Gravina da più tempo, il presidente della Federcalcio, da più tempo sta mettendo mano a questa riforma e credo che, ecco, ripeto, il tempo sia maturo per poter ottenere finalmente un qualche cosa che possa portare vantaggio al calcio nazionale. Pino, tu prima dicevi una volta che dovevo stare fuori dal grande calcio per i motivi che giustamente hai spiegato, mi piace il calcio, la mia passione, mi diverto con i dilettanti. Ed è storia recente che tu hai iniziato questo percorso col nuovo Savoia, con Mattacchione, col principe Filiberto. Secondo il tuo punto di vista, rivedremo con questi dirigenti di nuovo il Savoia importante degli anni passati? Perché tu ci sei stato a Tronziara, io ci sono stato, sappiamo praticamente il blasone sportivo della città, i tifosi che sono dei passionali. Però del grande Savoia si sono perse le tracce. Riusciremo con questi nuovi dirigenti di rivederlo? Io col Savoia ho vinto il campionato di C, siamo andati in B, ho fatto la Serie B a Torino. E io dalla Serie D in C, quindi... E quindi è una piazza importante, è una piazza storica con dei trascorsi calcistici di notevole importanza. Questa nuova società ha una struttura importante, il principe Emanuele Filiberto è il presidente dell'attuale società che milita nel campionato regionale di eccellenza, la veste dirigenziale è una veste di tutto rispetto, perché ci sono dei dirigenti, c'è una holding che gestisce il Savoia Calcio, il Savoia appartiene a una holding rappresentata da dirigenti forti, l'ho appurato io personalmente per esserci stato 3-4 mesi da quando sono subentrati, che mi hanno chiamato a collaborare, e posso garantire sulla qualità di queste persone, sulla forza economica del gruppo, che in questo momento è penalizzato solo ed esclusivamente dalla categoria. Loro militano in eccellenza, sono subentrati, hanno trovato una squadra già fatta, hanno fatto degli innesti, ci sono stati vari cambi di allenatore, purtroppo una situazione che ancora oggi desta qualche preoccupazione, perché il Savoia è in piena zona play-out. Quindi se quest'anno dovessero riuscire a tirarsi fuori da questa situazione o magari a portare un titolo di Serie D a Torre Annunziata, sono convinto che grazie, ripeto, a questi dirigenti, in particolar modo a Nazario Mattacchione, che è il general manager di questa società, si riuscirà sicuramente a portare il Savoia nel calcio che conta nel giro di poco tempo. Speriamo di rivedere di nuovo il Savoia dei tempi belli, speriamo che la Nocerina, dove attualmente Pino Iudice sta lavorando, possa rimanere in Serie D, perché anche i Molossi sono una grande piazza che merita rispetto, che merita un calcio importante. E con questo auspicio di vedere Savoia e Nocerino ritornare a grandi livelli, saluto Pino Iudice e lo ringrazio affettuosamente per la gentilezza dell'invito che ha accettato. Grazie. E che ci ha sicuramente onorato. Grazie a te Gaetano, che sei un dirigente di lunga esperienza, sei una persona che ha delle qualità notevoli e sei una persona che purtroppo è ai margini del calcio, ma che invece, insomma, dirigenti del tuo calibro e della tua esperienza, della tua professionalità, servirebbero al mondo del calcio. Grazie.
Eccoci rientrati in studio, vengo subito a lei, mister Sannazzaro. Lei è un pezzo di storia della Casertana, ci ha giocato per 5 anni in Serie D. 10. Ah, ecco, mi aiuta a dire, confermare ulteriormente, ecco, insomma, le volevo dire, come mai dopo la retrocessione tra i dilettanti per inadempienze finanziarie della Casertana fa fatica a risalire e soprattutto ad ambientarsi in questa Serie D di oggi? La Serie D è un campionato difficilissimo, un campionato dove vince una sola, quindi una piazza come Caserta, rinomata come Caserta, ritornare dopo anni di Lega Pro, di C, di nuovo tra i dilettanti e vivere di nuovo questo incubo non è una cosa semplice. Caserta è una piazza particolare, una piazza che io dico sempre ci vogliono giocatori patentati per giocare a Caserta, perché hanno fallito i migliori giocatori, hanno fallito i migliori allenatori, perché è una piazza che è esigente, una piazza sempre molto calda, quindi ci vogliono determinate persone per poter far ritornare il calcio che conta. Penso che in questo momento sia di passaggio, anche perché ripeto, è una piazza importante, una piazza che adesso si sta strutturando per fare uno stadio di proprietà, esatto. Quindi credo che ci siano tutti i presupposti per vedere di nuovo la Casertana in campionati dove più gli competono. Mi hanno parlato molto bene di Cugnata, un under 18 che al torneo recente a Campobondi è stato un protagonista assoluto, l'under 18 nazionale. Sì, un 2005, un esterno basso sinistro, ma al di là di Cugnata, che comunque è un ottimo elemento, ripeto, un 2005, credo che quest'anno la Casertana abbia veramente lavorato bene per quanto riguarda il pacchetto under. Ci sono veramente dei ragazzi ottimi, lo stesso Paglino, Tringali, Sena, quindi credo che oltre al pacchetto under, credo che comunque tutta la rosa della Casertana sia una rosa di primo livello e tutti si pensavano che a questa giornata, in questo periodo, la Casertana fosse prima e stravincere questo campionato, ma purtroppo sulla carta non si vince. Vorrei fare una domanda a te sul piano personale. Sì. L'anno scorso hai fatto un grande campionato alla Versa, mi sembrava che il tuo matrimonio con i Normanni dovesse andare avanti, poi a un certo punto, prima dell'inizio del campionato, le strade sono divise. Che cosa in realtà è successo? Perché so che eri tra gli allenatori confermati. Sì, no, assolutamente sì, ci doveva essere un discorso di continuità del lavoro svolto l'anno scorso, poi a 10 giorni dal ritiro, con mie riflessioni, ho fatto questo passo indietro perché non ritenevo in quel momento lì di continuare. L'unico sbaglio magari col senno di poi è quello lì che se avessi fatto un pochettino prima prendere queste decisioni, magari non pagavo quello che sto pagando adesso con un certo periodo di inattività. Però ripeto, sono legatissimo alla piazza di Aversa, legatissimo al presidente Pellegrino, però io sono innanzitutto, prima di allenatore, sono una persona che prima di decidere quello che è il mio futuro ci penso veramente tantissime volte, non mi faccio problemi magari a 10 giorni dalla preparazione di lasciare una panchina di Serie D e soprattutto dopo il lavoro svolto che abbiamo fatto l'anno scorso tutti quanti insieme. Senti, mister Cioffi, prima si parlava di titoli accademici, no? Giusto per sciorinare per i pochi che non ti conoscono qui in Campania, sei un allenatore di prima categoria, licenza UEFA, mi sono molto piaciuti alcuni dei tuoi master, dibattiti anche che hai partecipato sugli obiettivi, le motivazioni, la gestione del gruppo, hai relazionato una tesi sui sistemi di gioco con il 4-3-1-2, no? Con questa figura del trequartista sempre più compressa nei sistemi di gioco oggi. Cioè, questo per far capire il peso e la sostanza del tuo essere allenatore. Sì, vabbè, al di là di tutto io credo che, come ho detto prima, gli allenatori
oggi sono tutti preparati e quindi per poter portare un discorso avanti, soprattutto dove ti vedono tutti, i giocatori sono quelli non più come una volta, sono i primi a, appena apri la bocca a decifrare tu che tipo di allenatore sei, devi essere molto preparato. E quindi gli aggiornamenti, questi fanno parte del proprio mio DNA, perché non mi fermo un attimo, anche se adesso non ho panchina, però sfrutto il momento per andare a vedere colleghi, per andare a vedere partite, perché io credo che pure una partita amichevole ti possa dare uno spunto per cercare di poi di elaborare qualcosa per te stesso. Quindi è giusto che uno si impegni sempre più e approfitta del momento di pausa per fare sì che il tuo bagaglio tecnico possa migliorare sempre. E, per quanto riguarda invece, diciamo, i patentini, mia nonna mi diceva sempre: prenditi la patente, perché prima o poi la macchina ti può passare davanti, se non ce l'hai poi dopo non la puoi guidare. Esatto. Quindi ho fatto, diciamo che forse perché ho vinto dei campionati, quindi questo mi ha portato, non ho giocato in Serie A, quindi ho superato magari gente che ha fatto tante presenze in Serie A proprio perché ho vinto i campionati e mi mettevano al corso sistematicamente. Quindi diciamo che io a 34 anni ho preso quello di seconda, a 38 ho preso quello di UEFA Pro, e quindi diciamo che ho tutto per cercare di, esatto, di avere la possibilità in tutte le categorie. Però quello che è stato importante è conoscere tanti allenatori che adesso sono in Serie A, sono stati colleghi di corso, magari prendiamo Gattuso, prendiamo Inzaghi dell'Inter, che ogni tanto ci sentiamo. Ha parlato di Stellone, è stato mio compagno di corso che adesso è al Benevento, Lavanelli, tanti altri. Vabbè, che adesso il Gota, come scusami, si Renato, genero, tu praticamente hai un figlio che ha giocato a calcio. Sì. Che adesso sta cominciando a muovere i primi passi come direttore sportivo. Sì. Il primo consiglio che gli hai dato? Ma di essere sempre onesto nelle cose, di portare avanti il suo credo, e adesso che proprio stasera parlavamo delle cose, il direttore Iodice ci ha fatto capire una cosa: mai mettersi contro il potere, perché sì, altrimenti però non lo so, perché se uno dice quello che pensa, se uno vuole cercare di portare un contributo positivo alla causa, al sistema, solo così, perché diciamo poi viene tagliato fuori, perché dico allora il DNA nostro, io dico, se lo scopo di Pino Iudice era quello di portare pulizia in un sistema dove era ritenuto marcio, malato, io credo che Pino oggi gli rimane l'amarezza. Però è la soddisfatto, però la, okay, la soddisfazione di aver avuto il coraggio, che quello che non hanno gli altri, no, di dire la sua. Hai ragione, direttore, il disco, io ho fatto una piccola battuta, anche se purtroppo dobbiamo dire c'è questa piaga. Sì, sottostare. Io credo che più persone fanno questo, più si riesce ad ottenere qualcosa. E la verità va sempre avanti. Senti, noi abbiamo il terzo ospite, la regia mi dà il consenso. È pronto il collegamento? Ok, Carmelo, mi senti? Eccoci qua, finalmente. Mister, buonasera innanzitutto, scusami per l'orario. Allora, grazie, invito e saluto i presenti. Non mi dite nulla, che mi scuso con Peppe, che non vedo e non sento da tanto. È un grande piacere. Ciao Carmelo. Vederlo e ascoltare tutto ciò che ha detto, perché ha detto tutta verità. Noi siamo bravi a detto i lavori, parlare quando stiamo in televisione, però poi le cose deve, siamo un pochi. Ma infatti, Carmelo, anche tu al sistema non piaci molto? Sì. Non sei simpatico al sistema? Non mi interessa tutto ciò quello che pensano gli altri, e quindi io vado avanti per la mia strada. Ho un'età che, anche se l'età avanza, mi sento molto molto giovane sotto tutti gli aspetti. E quindi alla fine non penso nessuno, perché il calcio secondo me ormai c'è tanta gente che di calcio ne conosce poco.
quindi i veri uomini non ci sono più. Scusa, volevo complimentarmi con Sanazzaro, che non conosco. È stata davvero una partita sua e veramente complimenti per come la squadra giocava a Santa Maria, l'artista e l'interpretazione della gara. Grazie, mister, grazie. Perché in alcune cose mi vedo. Senti, io ti definisco l'uomo delle grandi imprese, riesce a remare controcorrente contro tutto e tutti. Vedi, lo stesso hai accettato praticamente l'Angri, che stava nei bassi fondi, e la stai riportando piano piano quasi alla salvezza diretta. Del resto tu ami i miracoli, penso a con la Sarnese, il Nolo, il Portici in Serie D, lo stesso anche a Battipaglia, no? Sei temprato praticamente a queste sfide. Non amo questo. Troppo forse merito questo. Però sono una persona che non muova mai, vado avanti, cerco sempre, come diceva il mister Cioffi, di lavorare, di capire, di vedere, ma ritengo poi alla fine la scelta, perché oggi non serve questo più, non serve lavorare bene. Ma devo dire di te che non solo hai salvato le squadre, sei anche un vincente, no? Hai vinto 6 campionati di eccellenza, se non erro sei secondo solo a Pasquale Santosuosso qui in Campania, eppure ogni anno devi rimetterti in discussione, come mai? Ma questo è il calcio, significa che io ho avuto degli atteggiamenti che forse non vanno bene al sistema, però non metto di nulla. Poi i campionati vinti non sono stati e due Coppa Italia, quindi grazie a aver migliorato di più, però alla fine ho sempre la voglia, anche se l'età avanza, di migliorarmi, e si migliora anche attraverso i calciatori o attraverso altre situazioni, se vuoi migliorare. Senti, parliamo del ruolino dei grigiorossi, no? Dell'Angri. Da quando tu sei subentrato, mi sembra che era il 25 gennaio, 4 pareggi, una sconfitta e una vittoria, l'ultima a Frascati, ottima, gol di Varsi e di Barone, no? C'è stato qualche rammarico, c'è qualcosa da recriminare? Ecco, io vedendo la tua squadra, secondo me è poco incisiva, tu che ne pensi? Ma guarda, una squadra giovane dove non ha i 22-23 ragazzi di tanta qualità, giovane, poi ho preso in un momento particolare come la piazza è quella che è, le pressioni sono, e mi diceva oggi per giocare a certa piazza devo avere la pentolina, e purtroppo qui ne sono tanti che non ce l'hanno. Però stanno lavorando, sacrificio, si applicano. Dobbiamo vedere tutti quanti a scrivere come ti lasci fuori. Quindi andiamo avanti, ecco. Posso andare avanti? Ecco. Domenica hai il Pomezia, il fanalino di Cudi, è arrivato il momento di vincere in casa. Ma guarda, io la possibilità oggi, specialmente con questi scherzi e con l'intervento di vedere le squadre. Anche noi 2-3 domeniche quindi non significava che siamo i più scarsi. Io dico che questa è una buona squadra, quindi giocatori importanti, giocatori che hanno portato, sicuramente gli mancano dei giocatori importanti per Teddy, però non bisogna mettere di chi l'ha affrontato prima di me, ha fatto notare subito questo, dice guardare la classifica. Vabbè, ti faccio l'ultima domanda, questa è una mia curiosità personale. Ho scoperto che tu hai fatto l'Accademia delle Belle Arti, avevi l'inconscio artistico che lo sport te l'ha relegato? No, io ce l'ho ancora, mi piace. Ah, ecco. Mi piace perché quindi ogni tanto dice. E quindi è l'unica cosa che sapevo fare. E poi rubare qualcosa nel caso. Vabbè, io ti allora io ti ringrazio. Io scusami, ecco. E chiudo. Praticamente Carmelo, non ti volevo fare nessuna domanda, ti volevo solo chiedere gentilmente di salutarci affettuosamente Pasquale Santosuosso. Ecco. Sicuramente domani è la prima cosa che faccio. Io prima di chiudere voglio salutare con un grande abbraccio presenti.
perché posso capire che stare fermo non è bello, specialmente quando uno crede, lavoro, tanto impegno e per quello che ha fatto in passato, non è bello. Vabbè, ti ringrazio. Come dicevo prima e poi in gruppo, non serve lavorare bene per continuare a fare l'allenatore. Sì, infatti. Io ti ringrazio e ci aggiorniamo, ovviamente anche sui social. Ecco. Ti voglio bene, Peppe, scusami se non mi sono fatto sentire. Ciao. Grazie Carmelo. Ciao. Chiudiamo, perché siamo quasi addirittura d'arrivo con te proprio, Pino, voglio chiudere. C'è stato un episodio che mi è piaciuto molto, nel 2015 ho visto con la maglia dell'Ischia numero uno, l'hai donata a Papa Francesco, mi immagino l'emozione, no? Anche la chiave spirituale del tuo io. Sì, fu una bellissima cosa perché si tenne, noi dirigenti fummo invitati a Roma in Vaticano e io in quell'occasione portai la maglia dell'Ischia perché all'epoca ero ad Ischia e gli feci scrivere Francesco dietro alla maglia, lui ebbe piacere di riceverla, fu una cosa bellissima che mi è rimasta impressa nella mente ma soprattutto nel cuore. In questo cuore noi siamo ai saluti finali, ringraziamo il nostro parterre, il direttore generale, oggi è direttore, ovviamente a Nocera, ti aspetta una bella piazza, è un compito molto ingrato, molto arduo, mi auguro che vi salverete, anche se siete lì con Nole e Portici. Mister Sanazzaro, spero quanto prima dalla New Academy School le faccio il volo, in questo caso volo tecnico come lei merita, conosce molto bene soprattutto anche i giovani. Salutiamo anche Renato Cioffi. Renato, che il tuo palmarès ti dia la giusta retta e che soprattutto se ne accorgono a livello anche istituzionale di quanto vali. Grazie. Ringrazio te, grazie. Noi ci vediamo presto, io ringrazio voi Campania con l'inno praticamente di bellezza, Annalisa Madonna Confitta Gino Magurno, io ringrazio te. E io ringrazio te. Verde, in un abito ammaliante come non mai, e ringrazio soprattutto voi che siete l'anima ovviamente del mio spirito e del nostro. Grazie Napoli, buonanotte.